altro? Campeggio. Le quite. Immerso nel Parco Nazionale d'Abruzzo, il famoso camping Le Quite è un must per ogni camperista che si rispetti. Immerso nella natura, la mattina offre dei risvegli bellissimi con la riserva dei cervi che spesso vengono a trovare i campeggiatori che fanno una girata in questo bellissimo campeggio e nel Parco d'Abruzzo. Alla foce del Po, presso le valli di Comacchio, si trovano le vallette di Ostellato. Oasi naturalistica, adesso è ganso. Un'oasi naturalistica dove è possibile fare bird watching, dove è possibile fare pesca sportiva, escursioni. È possibile anche prenotare una sorta di piazzola molto ampia, completamente in erba, dove è possibile avere anche un comodo gazebo per mangiare e il barbecue a disposizione. Da provare perché è molto carino, tenuto bene e in mezzo alla natura. Un sacco di aironici, un sacco di specie che non conosco, ma bello, bello, mi piace. Sull'Appennino tosco-emiliano, ai piedi del Monte Cimone, si trova la località Le Polle, dotata da anni di un campeggio e da poco anche di un'area sosta per camper collegata. E la sosta è abbastanza spartana, immersa nella natura, e si può scegliere di fare praticamente una sosta di libera spendendo solo 10 euro oppure di avere il comfort del carico-scarico acqua per 20 euro, compreso bagni e docce. In più, vicino ovviamente c'è il lago dove si può pescare e fare i barbecue. Allora. Buongiorno, molto bene, state zitti, io mangio. Il lago di Carezza è veramente splendido da visitare, sia d'estate dove risplende per i suoi colori che d'inverno. L'area di parcheggio situata proprio dall'altro lato della strada è estremamente comoda e vicina. Ottima per le auto, molto meno per i camper, perché ha delle tariffe veramente altissime. Infatti ci vogliono 10 euro per sostare 6 ore, mentre invece se si volesse passare la notte si arriva a spendere anche 30 euro. Quindi da utilizzare con cautela. Area di sosta Barsotti, a Marina di Bibbona. Area di sosta senza infame e senza lode, si può dire? Comunque c'è ogni tanto una colonnina dove potersi attaccare per 13 euro solo la notte, 15 euro con la corrente. E ricordatevi di prendere gettoni il giorno se volete fare la doccia, perché poi i titolari vanno via. Qui abbiamo un barbecue e quindi niente doccia, carico scarico, ingresso. In Abruzzo, proprio sul lago di Campotosto, si trova il campeggio Cardito. È un agricampeggio molto carino, con ampie zone ombreggiate, che si trova veramente a pochi minuti dal lago. I collegamenti possono essere più o meno difficili, in quanto una strada abbastanza ripida per raggiungere il campeggio può non essere comodissima a piedi, però ci sono un sacco di escursioni, di posti bellissimi da visitare intorno al campeggio. Per visitare il lago Trasimeno noi abbiamo scelto il camping Parco dei Pini, situato quasi davanti all'isola di Polvese. È un campeggio abbastanza rustico, forse leggermente da migliorare, ma gode di un panorama bellissimo, i servizi necessari ci sono tutti e il prezzo è veramente contenuto. Inoltre, su Focus è stato dichiarato uno dei posti d'Italia con il tramonto più bello.